Endless Love. Anticipazioni. Zeynep e Ozan si sposano. Lunedì, 20 maggio 2024. Zeynep inizia a mettere in atto un terribile piano per vendicarsi di Emir, che però coinvolge anche Ozan. Dopo aver finto di averlo chiamato per sbaglio, la donna fa in modo di incontrarlo e poi gli dice che è in crisi, che non sa quale direzione sta prendendo la sua vita e non sa se riuscirà mai a riprendersi da questo momento difficile. Ozan prova a confortarla, ma la situazione precipita quando Zeynep gli invia una fotografia del luogo in cui si trova, un alto dirupo, lasciandogli intendere che sta per buttarsi. Ozan si precipita subito da lei, salvandole la vita anche se in realtà Zeynep non aveva intenzione di buttarsi. Poi, dopo averle dichiarato tutto il suo amore, le dice che ha anche intenzione di sposarla, in gran segreto se necessario senza nemmeno dirlo a Nihan. Inizialmente Zeynep sembra voler rifiutare ma poi accetta, felice di aver portato avanti, almeno fino a questo momento, il suo piano per entrare nella vita di Emir e distruggerlo. Zeynep però sottolinea che non può stare con un uomo poco coraggioso e perciò lui le deve dimostrare di essere davvero interessato a sposarla. Martedì, 21 maggio 2024. Ozan decide di dimostrare il coraggio che gli ha chiesto Zeynep e perciò, due giorni dopo la proposta di matrimonio, la porta con sé al municipio e in gran segreto, senza invitati, la sposa. Dopo essere scomparso per una notte intera, trascorsa con Zeynep, Ozan torna nella casa dei suoi genitori ed annuncia, sorprendendo tutti, compresi Emir e Nihan, di aver sposato Zeynep. La notizia fa andare tutti su tutte le furie, soprattutto Vildan, che disperata strappa il libretto nuziale dei due sposi esigendo che il matrimonio venga annullato, ma ovviamente senza successo. La notizia ovviamente arriva anche alla famiglia Soidere che decide di ripudiare Zeynep. La ragazza però non sembra interessata a questa situazione ma soltanto a portare avanti la sua vendetta contro Emir e perciò sottolinea con Ozan di voler vivere sotto il suo stesso tetto, alla villa. Ozan vuole accontentare la moglie, mentre Vildan prova a cacciare Zeynep dalla villa ma senza successo. Nel frattempo Emir comprende con facilità che questo piano riguarda lui, in quanto Zeynep non è affatto innamorata di Ozan e non lo è mai stata. La voce del matrimonio comincia a diffondersi e sono in tanti ad esserne sconvolti. Mercoledì, 22 maggio 2024. È Kemal ad essere decisivo dopo aver scoperto che sua sorella si è sposata con Ozan contro la volontà di tutti. Il ragazzo infatti va a casa dei genitori di Nihan e, scusandosi per il disturbo, porta via Zeynep ponendo fine alla sua brevissima permanenza nella stessa casa di Emir. Naturalmente in questa situazione nessuno ha intenzione di arrendersi perché anche Ozan sa di avere il diritto di stare con sua moglie dato che ormai sono legalmente sposati. Nihan inizia ad intuire il piano di Zeynep ricordando la conversazione che hanno avuto tempo prima, in cui lei l'ha messa in guardia da Emir. La donna intuisce che tutto questo faccia parte di un piano che per certi versi riguarda Emir, ma per paura che la situazione peggiori ulteriormente, Nihan non trova il coraggio di parlarne con Kemal e di condividere con lui i suoi sospetti. Ad ogni modo, anche Emir è esasperato da ciò che sta succedendo e decide di fare la sua mossa. Zeynep capisce che rimanere a casa dei genitori di Nihan è molto improbabile, ma allo stesso tempo si tratta dell'unica mossa che abbia senso per dare il tormento ad Emir e portare avanti la sua vendetta. Giovedì, 23 maggio 2024. Emir invia a Kemal le fotografie che aveva scattato tempo prima in cui lui e Zeynep erano insieme. Naturalmente questo scatena il putiferio, mentre Kemal e Nihan si allontanano da Emir per portare avanti le loro indagini su quanto stanno scoprendo. Intanto Kemal riceve una registrazione vocale che è destinata a cambiare per sempre le cose e che infiamma una guerra molto più forte di quella del passato tra lui ed Emir. A peggiorare ulteriormente una situazione che sta diventando esplosiva è la scoperta che Emir fa sul conto di Nihan e Kemal. Infatti viene a sapere che loro stanno indagando sull'omicidio avvenuto 5 anni prima e che Kemal sta anche facendo degli approfondimenti sulla madre di Emir che tutti credono essere morta. Emir va fuori di sé quando scopre queste cose e decide di togliere la libertà a sua moglie, andandola a prendere e sottolineando che non deve più frequentare Kemal, altrimenti succederanno delle cose molto gravi che potranno riguardare anche la sua famiglia.
Nel frattempo Kemal scopre cose molto importanti su Karen, l'unica testimone del presunto omicidio, che è scomparsa dalla circolazione e che a quanto pare ha ora un passaporto falso. Venerdì, 24 maggio 2024. Zeynep finge di andare via per sempre e lascia una lettera in cui dice addio a Ozan. Quest'ultimo va su tutte le furie contro la sua famiglia per aver provocato questa situazione e va a prendere Zeynep. La ragazza è felice di aver ottenuto la sua prima vittoria contro i parenti, ma Vildan non ha intenzione di arrendersi e ribadisce con Ozan che non accetterà mai questa relazione. Tariq sostiene Zeynep e questo torna molto utile alla giovane, mentre Kemal intuisce che Karen è trattenuta contro la sua volontà da qualche parte ed ovviamente è stato proprio Emir, insieme ai suoi uomini, a sequestrarla. Intanto Leila si prepara ad affrontare il giorno dell'asta, che è ormai arrivato, in cui dovrà fronteggiare Vildan per cercare di ottenere la casa in cui ha sempre vissuto e che non ha intenzione di lasciare, visto che lì ci sono tutti i suoi ricordi più importanti. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi quali conseguenze avrà ora questo matrimonio inaspettato? A voi i commenti!